Sabato 23 febbraio, giornata piovosa a Torano Nuovo, dove per la 19ª giornata del campionato di seconda categoria gironese affrontano i padroni di casa della Toranese, vicini ospiti dell'Usaccorropoli. Una sfida che ci dirà quale delle due formazioni ambisce seriamente ad accedere ad un posto ai playoff. Infatti la Simponte Romano dista un solo punto dalla Toranese e tre sole lunghezze comunque dall'Usaccorropoli. Anche se il campo è pesante, ci sono tantissime occasioni sin dai primi minuti. Al secondo atterramento dubbio di Izzi, l'arbitro lascia proseguire. Di Giuseppe al sesto mette una palla al bacio per il numero 9 Mannucci, ma si lascia recuperare proprio negli ultimi metri. Ancora Mannucci al nono, questa volta è Giuri bravissimo a chiudergli lo specchio. Al 14esimo calcio di rigore nettissimo per un atterramento plateale ai danni di Battista, batte lo specialista Gabriele Tamburrini che porta i suoi sul 1-0. La Toranese non poteva iniziare la partita in modo migliore, ma risponde subito l'Usaccorropoli con osso duro e ci prova con Pandoli, neutralizza in sicurezza Feriozzi. Assist al bacio alla mezz'ora di Santoni per Tamburrini che questa volta sciupa tutto. E su capovolgimento di fronte l'Usaccorropoli trova un calcio di rigore per atterramento di Alessandro Rosati, nettissimo, ma Giuri si fa parare il rigore da un ottimo ancora Feriozzi. Guardate la battuta di Giuri, non impeccabile. Partita bellissima, 1-0 per la Toranese, ma Pierluigi Di Giuseppe dall'alto della sua esperienza, della sua classe, mette un assist alla perfezione sui piedi di Pietro Di Battista che poi fa il resto, ritarda la battuta, fa sedere il portiere Ricci e poi di sinistro Di Giustezza la mette nel sacco. 43esimo minuto, Toranese 2, Usaccorropoli 0. A questo punto la partita sembra quasi chiusa, ma l'Usaccorropoli non è mai domo, è Davide Carletta il migliore dei suoi con questa azione personale e accorcia le distanze, bellissimo la finta a rientrare sul destro e poi di destro la conclusione che non lascia scampo a Feriozzi. Usaccorropoli vuole pareggiare già dal primo tempo, Antonio Ventresca però si fa neutralizzare da Feriozzi. Con nostra grande sorpresa l'arbitro decide di non far scendere nel secondo tempo le due squadre in campo per via delle condizioni del terreno, a suo avviso degenerate.